Signori, badmi e benvenuti in un nuovo episodio di Cyberpunk. Nell'ultimo episodio abbiamo organizzato, diciamo, tutto quello che è il piano per, diciamo, cercare di parlare con la sorella di Yorinobu insieme a Takemura, quindi riuscire, diciamo, a fermare la Arasaka, o almeno a far scoprire la verità alla Arasaka. Ed è proprio in vostra assenza che mi ha chiamato. Porca puttana. È proprio in vostra assenza che mi ha chiamato Takemura e mi ha detto che è tutto pronto per iniziare. E quindi elimino questi stronzi qui e possiamo fare questa missione. Guardate che armi che ho trovato, ragazzi. Dai coglioni. Che ho trovato un pompa tipo che è un cannone. Quindi io direi di andare lì e vedere un po' di cosa si tratta. In teoria la parata è pronta. Oddio, ma che auto è? Abbiamo un'altra auto in vendita, tra l'altro, raga, che ho visto, ed è la Quadra, che è praticamente un'auto che è stata anche messa su Forza Horizon, ed è costa 69.000 euro dollari, soldi che non ho, ma che non manca tanto per raggiungere. Però, ripeto, dico, vediamo, perché vorrei... Porca puttana. Oddio, l'ho fatto entrare dentro il tabellone. Vorrei anche cercare di non spendere tutti i soldi, capito? Perché poi rimaniamo a zero, qualsiasi cosa ci potrebbe servire... Insomma, non è una buona scelta. Siamo qui dove dobbiamo incontrarci con il nostro Takemura. Io direi di andare. Qua c'è il nostro Takemura. Fratello. Cazzo, hai buttato? Hai freddato qualcuno da st'altezza? Ah, Goro, se vuoi buttarti, c'è un servizio H24. Puoi chiedere aiuto. Non è divertente. La parata sta per cominciare. Ho sistemato i dati di Okada-san. Ti consiglio di esaminarli attentamente. Vai, vediamo, dammi sti dati. Per iniziare, il malware funziona davvero. È molto meglio del previsto. Abbiamo occhi e orecchie nella sala sorveglianza. Ho osservato le telecamere e so dove sono posizionati i tiratori. Sono tre. Dovrei renderli inoffensivi prima che loro facciano lo stesso con me. Che solo tre cecchini. Ci sono vari modi di raggiungerli. Il primo è qui vicino. Non dovrebbe essere un problema. Il secondo è più difficile. Dovrai salire. Il terzo, invece, si nasconde sulla passerella sopra la strada. Noi siamo qui. Il carro di Hanako-sama si fermerà qui, vicino all'uscita d'emergenza che useremo una volta finito tutto. Da questi punti avremo una visuale libera sulla parata, ma i tiratori ne avranno una ancora migliore. Se ti notano, bang! Addio ladro. Cazzo. Se questo ti sembra pericoloso, pensa che io devo saltare sul carro, entrare da una finestra e incontrare Hanako-sama faccia a faccia. L'ultima cosa è quella che temo di più. È tutto chiaro? Sei pronto? Dai. Vai. È una missione suicida. Eccomi qua. Lo so. E ti ringrazio. Ringraziami alla fine. Adesso vai in posizione. Bene. Aspetta il mio segnale. Fa attenzione, Goro. Siamo pronti per iniziare, raga. Questa è una missione importantissima della storia. Sono in posizione. I carri sono partiti. Sta attento e va piano. Se fai troppo rumore, arrivano i droni della Arasaka. Ho visto anche una netrunner. Minchia di persone. È nascosta da qualche parte. Ok, minchia, è pieno di persone, ragazzi. Devo spostare fra la confusione. Neutralizza i cecchini. Ehi, che succede? Perché avete... Guarda che bella gnocca. Allora. Wow, raga. Ma che posto. Qua parlano di Saburo. Il primo dovrebbe essere esattamente qui vicino. Eccolo lì, il primo cecchino. Perfetto, raga. Furtivamentissimamente cerchiamo di fare le cose per bene. Non facciamoci sgamare. Per esempio qui potremmo collegarci per hackerare la rete. Balcone, secondo piano, la donna in rosso. Credo sia armata. Controordine, ripeto, controordine. Vaffanculo. Ho fatto fuori il più vicino. Ora devi
devi saltare sul balcone vicino alla freccia verde e prendere l'ascensore. Pure il cecchino mi ci fotte. Ok, prendo tutto. Ok, passerella in cima per attraversare la strada. Mamma mia, raga, il frame rate. Devo andare. Andiamo. È importante. Oda sta parlando con qualcuno. Ti collego, così sentiamo tutti e due. Di nuovo, la sicurezza è ridicola. Non rispetta i nostri standard. Hanako-sama non dovrebbe essere qui. Stai contestando gli ordini di Yorinobu. Fai il tuo cazzo di lavoro. Ricevuto. Passo e chiudo. Certo, Oda lo dice. Contatterò se ho delle novità. In effetti, raga, tra i cecchini l'avevo detto che era veramente poco. Secondo me Yorinobu vuole mettere a rischio anche sua sorella, perché lui si ha dichiarato guerra alla sua stessa famiglia alla fine. Adam Smasher, bastardo. Oddio, il tizio che ti ha ucciso? Il tipo che ti ha ucciso? Tipo, quello stronzo è a malapena umano. Ma sai che ti dico? Sono felice che sia qui. Sei felice? Visto che mi sono risvegliato in un mondo dove non c'è Saburo, mi dovrò accontentare di Smasher. Dovrai accontentarti? Come se a perderci fossi tu. Sì, va bene, dovremo. Hai tu il dito sul grilletto, dopo tutto. Minchia. Cerca di raggiungere l'area di manutenzione. Da lì puoi arrampicarti. Tutte le fazioni. Perfetto, intanto cosa c'è qui? Componenti. È un peccato non giocarlo da MK sto gioco, ma proprio viene male a troppi tasti. La non sembra molto stabile. È scomodi. Merda! Il poco non cado. Piccolo incidente. Attento, il cecchino ti ha visto. Come il cecchino mi ha visto? Ma c'è uno shard. Ok, attenzione, furtivissimi. Devi scendere. C'è un gatto. Così. Non c'è fretta. Mi servi vivo. Non. Minchia, se faccio cortocircuito. Di sotto. E se ne deve andare sto drone di merda. No, no. Che due coglioni, raga. Ma che cazzo dice chi no? Ci stanno sparando e ancora continua la missione. Oddio no. Eppure. Eppure la sua guglia si erge ancora sopra tetti e grattacieli. Torreggia potente e potente. Minchia, raga, furtività zero, ma che cazzo ci posso fare? Il drone lì non se ne va. Questo è bello in alto. Ah, comunque lo, lo stealth è veramente fatto col culo in sto gioco, eh. Cioè, questo è da dire. E sta cosa lo fa un difetto perché, cazzo, ti fa perdere il bello di giocare. Sanno già tutto, no? Qualcosa. Sono fatto sgamare malissimo. E mori, ma fa culo. Ingaggia il nemico! Però c'è un frame rate che veramente fa cagare. Mamma mia, che due coglioni. Quest'arma qui ha i proiettili che seguono. Quindi ovunque io sparo. Rompere i coglioni un attimo, perdonami. Neutralizziamo tutto. Fammi prendere sto mitra che magari è più efficace. Che ma spara a raffica da tre colpi sta merda. Cioè proprio manco si sposta. Ci penso io. Levati dai coglioni. Affanculo, anche tu. Ricevuto, giacca bianca. Confermato. Agente. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Cioè, non ci crederò mai, ragazzi. C'era una mina. C'era una mina. C'era una mina. Madonna. Ok, ragazzuoli, siamo arrivati qui. Prova a arrampicarti. Ci arrampichiamo. Oh, ma dove stavo cadendo malissimo, ragazzi. Stavo cadendo proprio male. Ok, ci arrampichiamo. Donna. Ah, porca puttana, guarda, 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 è diventato immortale che c'entra. Ma veramente?
Guarda! Che cazzo! Perché due postazioni non rispondono? Due postazioni non rispondono perché sei morto. Questa la violiamo. Ce ne sono altre. Ma do divine, ma se tiro una granata qui esplodono? No. Ecco come farla esplodere. Ok, ce l'abbiamo fatta. Perfetto, fatti tutti. Proprio di sì. Ottimo. La vetrana della Rasaka ha preso il controllo di tutte le reti. Devi toglierla di mezzo, altrimenti è impossibile dirottare il carro. È nascosta in un palazzo in costruzione, vicino alla seconda postazione dei cecchini. Ok, sto andando. Cazzo, un palazzo in costruzione. Ora vi l'ho distratta. Stacca il link. Troppo lavoro. Fai una pausa. Merda! Oddio. Oda. Mancavi solo tu. Oh, Oda. Dovuto lasciare partire. Andartene. Cazzo posso fare? Non me lo pinga. Cortocircuito. Diciamo... Stai lontano dalla sua lama. Non è che mi avvicino io. Non mi lasci altra scelta. Vaffanculo. Quegasi, Rambo. Attenzione, Oda della razza. No. Mamma mia i danni che gli facciamo. Però è vero anche che hai anche rotto il cazzo. No, cazzo fai violazione di protocollo? Fanculo. A che punto sei? L'ho fatto fuori, l'ho fatto sono... fuori. Sono riuscito a... Oda è morto. Oddio. Sta respirando. Per ora. Ah. Mi dispiace ora. No. Ma te la sei cercata. No, non dovevi farlo. Come non doveva farlo? Lui avrebbe fatto lo stesso. Avrebbe fatto lo stesso con me. Hai visto, no? Attenzione, raga, abbiamo ucciso Oda della Rasaka. Online nel sistema. Hanako è dentro. Cosa sta facendo? Chiama qualcuno, credo. Cerca di ascoltare. Non dimenticare di attivare gli allarmi. Devo poter entrare. Disattiva le misure di sicurezza. Lei è la figlia di Saburo. Yuasa? Dare no? Anata no? たちだ。私が参加したのはあくまで元夫さんを追悼するため。操り人形になるためじゃないわ。この店物ではみんな役割がある。道子は文句言ってないぞ。だがお前が言うなら中止してもいい。全員やめだ。お前なんぜんが第一だからな。よりのぶ。やり終えましょう。 Attenzione. Goro, sistemi disattivati, ora o mai più. Oto-sama. Oh, eccolo da capo. Sama. Anata wa? Oirushio, doka, hanashi dake demo o kiki kudasai. Ochishiue wa? Chichi no koto o kuchi ni shinai. Kore ga ore ni dekiru saigo no gohoushi nano desu. Saburo-sama no shii nisuite shinjitsu o wakasu koto ga. Hanako-sama, gobure o hatarakitaku arimasen. Shikashi. B, corri! Merda! Le ha sparato. Comunque sia, ora siamo davvero fottuti. Sapevo che non potevamo fidarci. Dov'è finito il guinzaglio? Dobbiamo andare subito via di qui. Aspetta che sto ricaricando. Mamma mia, ma quanto è lento a ricaricare i fucili a pompa. Vediamo se abbiamo qualche abilità. Questa sì che è un'auto veloce. Mamma mia. Ah, è la quadra. Quella che possiamo prendere a 69k. Qui parcheggio perfetto. Ok, bussa 4 volte. Ecco qua. Bussa di nuovo. Oh, ma forse
Forse potevo scegliere se bussare quattro volte. Non ci ho fatto caso. E mi ha freddato. Entra. Presto. Temevo che ti avessero preso. L'intera Arasaka ci sta cercando. Al momento. Hanako è la persona scomparsa più famosa in tutto il mondo. Allora, mi ha scrippato un mare di dialoghi. Allora, siediti. Ero presente quando Saburo è morto. Ero lì quella notte al Konpeki Plaza. Ho visto Saburo Arasaka morire. Non era veleno. Questa è una menzogna inventata da tuo fratello. L'assassino è Yorinobu. Sei pazzo se pensi che io creda a queste assurdità. La mia parola non significa niente. Perché? La mia parola non conta un cazzo! Hanako-sama, ti chiedo scusa da parte sua. Ah, sta zitto, Goro! Volevi che fossi onesto? È quello che sto facendo. Guarda quanto rispetto porta lui. Bene. È sempre un membro. Sarò anche un ladro da quattro soldi. Ma sono quello che vi ha rubato questo cazzo di relic. L'ho infilato in testa, mi hanno sparato, sono morto! Sei morto? Oh sì! E ora ho Johnny Silverhand in testa e farei qualunque cosa per liberarmene. Quindi io non ho niente da perdere. Ma tu invece sì. Hanako-sama, vi è la prova vivente del crimine che tuo fratello ha commesso. Possiamo dimostrarti tutto quello che dice se accetti di aiutarlo con il relic. Hanako-sama. Di poche parole. Hai sentito? Boh, controlla. Come controlla? Io? Cioè, com'è che la devo prendere il culo sempre io, no, sta roba? Cazzo è? Ho davvero un brutto presentimento. Pure io. Merda! Madò. Terra, coglione, non muoverti! È buggatissimo. Buggatissimo Takemura, raga, nel filmato, l'avete visto? Che immobile mentre quello oltrepassa. È l'ultima occasione di andarcene. Non posso lasciarlo lì. Andiamo, è spacciato. O vuoi finire anche tu come lui? Minchia, però così a caso, raga. Lui mi ha salvato la vita, raga. Resta giù e tieni gli occhi aperti. Sono nel corridoio. Minchia, tutti a spadate me li faccio sti bastardi. Contatto col nemico. Attacco. Fortissima sta spada, raga. Fortissima. Tra l'altro noi abbiamo tante di quelle cose, raga, da dover vendere. Facciamo i miliardi con tutte queste armi che abbiamo trovato. Ma è fantastica sta roba. Minchia se l'abbiamo messa male. Tutta da Netrunner. Nano tessuto. Queste sono fighe come tutte. Oh, ma che... Non azzardarti a svenire, cazzo. Non ora. Forza, lasciamo questa cazzo di città. Minchia, hai ragione. Dobbiamo lasciare la città. Mamma mia, raga, che storia, però. Ma... Secondo te questi motel li fanno apposta per noi principi degli sfigati? Cesso intasato, siringhe sotto il materasso, condizionatore rotto. Sul serio, chi cazzo viene qui a dormire? Siamo soltanto a 2 chilometri da Night City. Se uno esce di città non si ferma subito qui. E se invece arriva, dorme nella cazzo di città. Mi sembra giusto. Ma che cazzo serve un motel in mezzo al nulla? Te lo dico io chi dorme qui. Gli sfigati, ecco chi. Come sono cambiate le cose? Johnny Cristo! Adesso siamo noi, fermi ad aspettare le squadre d'assalto della Arasaka.
Se qualcuno bussa, spara alla fottuta porta, senza preavviso. Non ho voglia di fare la fine di Takemura. Sentito? Auto. A quest'ora, qui. Cazzo, uno solo. Ho un messaggio per B. Minchia, detto così inquietantissimo. Non toccare la porta. Svegliati. So che sei lì dentro. Che cazzo può essere? Tutto questo qui. Ma non è il motel con cui ho dormito con Panam. Stai dormendo? Chi c'è? Ho detto, chi c'è? Vuoi che ci senta tutto il motel o mi fai entrare? Sono armato. Non fare cazzate. Finalmente. Okay. Oh, quello sul muro è sangue. Sì. Prima questa fogna aveva una stella in più. Ma che cazzo è? Allora, che dicevi? Hai un messaggio? Ce l'ho qui. Sta per cominciare. Che cosa? Una doll. O una proxy. Ma che cazzo? Devo mettere bene in chiaro una cosa. Credo ancora che tu sia pazzo, ma... Anako, sei tu. Ma non posso più illudermi. Ti credo. Anako. Peccato che Takemura non sia qui a sentirlo. Peccato che non ti sia convinta prima. Goro sarebbe ancora vivo. Se vuoi parlare di lui, sappi che ha fatto di tutto perché potessimo avere questa conversazione. Ciò esige rispetto. Va bene. Yorinobu ha affondato un pugnale nel cuore della corporazione. Devo agire finché la ferita è aperta. E tu mi aiuterai. Sei la prova vivente del suo crimine e del suo tradimento. Dobbiamo aiutarci a vicenda. Prima devi aiutarmi. Forse non sono stata chiara. Dobbiamo agire in fretta. Beh, anch'io non ho tempo. Sto morendo, sai? Il mio cadavere non sarebbe un granché come testimone. Capisco. Voglio sapere tutto quello che sai sul Mikoshi. Il Mikoshi. Uno dei progetti di punta di mio padre. Una fortezza telematica con vari server in orbita tutto intorno alla Terra. Pensalo come un archivio di costrutti di personalità. Psiche digitalizzate. Diciamo prigione. Questione di punti di vista. In ogni caso non è lì che troverai la salvezza. Non senza una conoscenza approfondita del relic e del processo di creazione dei costrutti. Ho parlato con Hellman, ho i progetti del relic. Alt Cunningham ha parlato dei costrutti. Mi sono messo in contatto con Alt Cunningham. La Cunningham? Lei è l'inventrice del Soul Killer. Sto usando la sua versione modificata. Questo potrebbe essere più che utile. Ho trovato il fuggitivo. Anders Hellman, protetto dalla Kang Tao. Ci ho parlato. Secondo lui l'engramma mi consumerà completamente. Il processo è inarrestabile. Una conclusione stranamente fatalista per un uomo di scienza. Perlomeno ho messo le mani sui progetti. Ho informazioni dettagliate su come funziona. La documentazione è completa. Molto utile. Soprattutto considerato che Hellman è ancora vivo. Lo contatterò per spiegargli che nessuno se ne va dalla Arasaka dalla porta sul retro. Questo è quello che abbiamo ottenuto. E ora? E ora, porca puttana! Vediamoci di persona. Oh. A Lambers, in centro città. È un posto discreto. Ricorda solo una cosa. D'ora in avanti, io e te dobbiamo agire con estrema cautela. D'accordo. D'accordo. Ok, è ritornata...
mia parte l'ho fatta. Sai cosa? Cosa? Forse preferivo l'imboscata di soldati dell'Arasaka. Già. Almeno con quelli ci abbiamo già avuto a che fare. Ma questo è qualcosa di nuovo. Mi fa piacere che lo sai. Corriamo sul filo di un rasoio. Molto affilato. Ma... e si finisce così la conversazione. Mamma mia, che roba. Cazzo vuoi, Johnny? Che c'è? Sai dire qualcos'altro oltre a stronza di porcellana? Merda! Cazzo, stiamo pronti. Oddio. Merda. Oddio, mi inizio a vedere il bordello. Ci sono io. Mi inizio a vedere il braccio di mezzo metallico, raga. Mo? Johnny. L'odore che senti è la brezza. Alzati. Il Pacifico è meraviglioso a quest'ora. L'ultimo attacco mi ha quasi ucciso. Quasi. Wow. Siamo a Pacifica. Cos'è questo edificio? Un vecchio hotel, il Pistis Sofia. Siamo gli unici ospiti. Voglio farti vedere una cosa. Vieni. Oh, perché mi hai portato qui? Ho visto che avevi in mano la pseudoendotrizina. Mi serve se voglio provare a controllare questo corpo, no? Avevo la strana impressione che nel coma ti volessi sbarazzare di me. In effetti mi hai dato filo da torcere. Ah! Mamma mia, raga, attenzione, che sta succedendo? Volevi prendere la pillola? Volevi ingoiare le pillole? Ehi, frena. Se avessi voluto prendere il controllo, l'avrei già fatto da tempo. Da molto tempo. Ok. Ti credo. Grazie. Ok. Passa dalla finestra. Dovresti riuscirci. Credo. Ma noi siamo messi proprio malissimo. Volevi sapere perché ti ho portato qui? C'è un nascondiglio qui dove sono io. Aprilo, svuotalo. Mo? Ma era casa sua? Queste sono tue. Lo erano. Adesso sono tue. Ma cosa sono? Oh. Ah, medagliette. 50 anni fa. Guerra messicana. Quando ero giovane, idiota come te, mi sono arruolato in una milizia corporativa. Ero in Messico quando ho capito che a prescindere dalla guerra, le corporazioni vincono sempre e chi perde è la gente normale. Quindi è questa la verità che hai deciso di cantare? Beh, prima ho disertato. Sono finito qui, chiuso in questa stanza. Me ne sono stato a letto a fissare il soffitto per un mese intero. Non mi dispiacerebbe sdraiarmi a guardare il soffitto per l'eternità. È per questo che ti ho portato qui. A rimuginare sulle cose per giorni, settimane. Voglio evitartelo. Perché me le stai dando? Immagina di essere in guerra insieme, di combattere fianco a fianco, io e te. Ti prenderesti un proiettile per me? Non lo so. Non lo so. Rispondi. È una domanda idiota, però... boh, mi piace il personaggio, quindi direi di sì. Sì, lo farei. Le piastrine erano di un uomo che ha sacrificato la sua vita per salvare la mia. Ho pensato un po' alla nostra situazione.
Voglio essere chiaro. Non ti farò nessun torto. Quando sarà il momento, darò la mia vita per la tua. Lascerò che mi cancellino. Le piastrine sono la prova della mia promessa. No. Io farei lo stesso per te. Sì, grazie. Stai valutando seriamente l'offerta di Anako? Hai un'idea migliore? Abbiamo gli stessi obiettivi. Farei di tutto per sopravvivere. Farei di tutto per sopravvivere. Sono disposto a sporcarmi le mani. Senti, fa quello che pensi sia giusto. Sei tu che comandi. Ho solo una richiesta. Beh? Adam Smasher, il bastardo che mi ha fatto fuori. Qualsiasi cosa mi succeda, lo voglio morto, sepolto. Deve crepare come merita. Questo è il tuo ultimo desiderio. Non rischierò la mia vita per questo. Sarà fatto. D'accordo, sarà fatto. E voglio che Rogue venga con te. Oh, Rogue. È importante per me. E lo è anche per lei. E dico tutto a lei. Quindi devo dire a Rogue tutto quanto? Credo sia meglio se lo faccio io, personalmente. Tu mandi giù le pillole di Misty e io prendo il timone per un po'. Lo sai che non sono affatto entusiasta del piano, vero? Voglio soltanto parlare con Rogue di Smasher. Poi mi faccio da parte. Promesso. Vabbè. Voglio sapere esattamente cosa vuoi fare. Voglio dire a Rogue la verità e chiederle di aiutarci. Ehi, Satana mi ha cacciato dall'inferno, ti mando un saluto. Mi limiterò a servirle Smasher su un piatto d'argento e a parlare dei bei tempi andati. Facile. Vabbè. E va bene, lo faccio. Per te. Grazie, davvero. Portami all'Afterlife. Ti prometto che non te ne pentirai. Peccato semplicemente per i bug miliardi che si incontrano così a caso, che rovinano un po' quella che poi è l'esperienza del gioco. Però secondo me si ci può passare sopra. Io la vedo così. Tu elimino sti stronzi. Oddio, mica, sono resistentissimi questi. Allora il pompa che non è merda. Pistola che non mi interessa. Fucile che non mi interessa. Beh, ragazzuoli, noi ci salutiamo. Ci vediamo nel prossimo episodio con Cyberpunk. Ciao per le mie.